Ciao a tutti, oggi ho deciso di mostrarvi con un breve tutorial come poter giocare con i giochi della PS1, con la PlayStation 1 nel computer. Il metodo è molto semplice e ho deciso di fare questo video essendo che ho messo dei video del gioco di Spyro e qualcuno mi è venuto a chiedere come facessi a fare i video, se li riprendevo dalla televisione oppure no. Ho deciso di mostrarvi come realmente gioco con i giochi della PlayStation 1 e nel computer. Quello che dovete fare è cercare in internet l'emulatore. Questo emulatore, la versione base, non è giocabile perché servono dei vari file che poi si devono andare a scaricare e andare a mettere nello stesso gioco per poterlo fare nello stesso emulatore per farlo funzionare. Sono dei plugins, la BIOS e dei file DTL. Per facilizzarvi il tutto, io ho cercato un file, un gioco, un emulatore che già avesse tutto quello che vi serve, così da non andare a scaricare file contro file, come ho fatto io, perché mi è stato molto complicato. Basta che mettete su Google EPSX Download BIOS e Plugins. Vi si aprono questi vari siti. Cliccate su questo qua, EPSX 1.7 with Plugins e più ZB1DL, che è quello che serve, più BIOS. Praticamente questo è completo. Ci cliccate e si apre questo sito. Voi dovete cliccare su questa parte, download file. Vabbè, vi si apre sta pubblicità che dovete aspettare qualche secondo prima che sparisce e si apre il sito. Voi dovete cliccare su download file e si vi spunta qui. Io annullo perché già l'avevo scaricato prima il file, anzi no, non l'annullo, niente, lo scarico, così vi faccio vedere come andarlo a prendere, perché dovrebbe essere facile per tutti, però non tutti sono capaci, quindi faccio proprio dalle basi. E si scarica il programma. E aspetto. Ci vuole il tempo che ci vuole. Si sta scaricando, se voi vedete. Siamo a 6 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. 1. E dovrebbe scaricarsi. Perfetto, scaricato. Ora, non cliccate mai su apri sempre questo tipo di file, perché molto spesso capita che questi tipi di file compressi oppure file applicazioni possono avere dei virus. E quindi quando si scarica un file, io consiglio di fare mostra nella cartella. Ed eccolo qua. Qui avevo fatto delle prove, quindi questi li posso eliminare. E c'è il file che si era scaricato. Fate tasto destro, scansione con AVC. Per aprire questi tipi di file compressi avete bisogno di WinRAR. Basta scaricarlo. E la versione prova, però poi non vi chiede. Scaricatelo anche se la versione prova e poi potete rinnovare la prova e via così dicendo e poi il programma vi resta un buon programma. Se no, come gratuito c'è il 7-zip. Potete scaricarvi il 7-zip. Comunque, l'avevo già fatto prima la scansione antivirus, ve l'avevo fatta vedere, la posso anche arrestare perché so che virus in questo non ce n'è. Allora, facciamo estrai il file. Facciamo estrai il file e vi spunta. Io la camuffo perché ci sono dati miei personali. Vi spunta una cosa così con varie cartelle. Vabbè, ormai ve l'ho fatta vedere. Comunque, varie cartelle. Mi chiamo Silvia, questa. E voi scegliete la cartella dove volete fare e fate ok. Io
Io già l'avevo fatto, quindi è inutile che faccio ok. Una volta estratto, andate nella cartella e dove l'avete estratto e c'è EPSX il gioco. E lo aprite. Dovete controllare sempre, vabbè, io ho già controllato, però è buono controllare che il BIOS e plugin, se si chiama plugin, scusate, è che c'è il file flip zip e plugin ci, non siano vuote, va? Non sono vuote, quindi è avvenuto perfettamente. Allora, per lanciare l'emulatore bisogna usare questo qua, questa icona. E vi si apre l'emulatore. Andiamo alla configurazione. È inutile che mi chiediate perché così, perché cosa, perché io sinceramente non sono un'esperta di computer. Ho seguito i consigli delle varie persone che prima di me hanno fatto i tutorial. Quindi, fare per prima cosa Keranex e configura. E qua abbiamo la BIOS. Come BIOS dovete scegliere questa qua, USA, e perché è anche raccomandato, e quindi scegliamo questa qua. Poi, video. Per il video dovete scegliere. Un attimo che la vedo. Ah, io già l'avevo memorizzato. Questa qua. Pep Ofo Software Driver. Forse, siccome io già l'avevo fatto in precedenza, non c'è bisogno di configurarlo. Però la prima volta vi chiede di configurarlo. Per il suono dovete mettere questa qua, sempre della EPSX. Un attimo solo che controllo, sì, è questa qua. Next. Poi qui. E per the CD-ROM è questa qua, EPSX, CD-ROM, eccetera, eccetera, 1.7.0. Next. Controller. Allora, per giocare a questo gioco si possono usare due metodi, anzi, tre metodi che io suddivido in due metodi: metodo tastiera e metodo joypad. Come sapete, per la PlayStation c'è il joypad. Come usare? Come giocare con il joypad con il computer? Allora, ci sono i joypad che vendono ora, anche dai cinesi stesso, che hanno l'uscita USB. Tu basta che colleghi il joypad all'uscita USB e fa l'installazione quella di base che dice riconoscimento dell'USB e poi puoi giocare benissimamente. Oppure ci sono dei vecchi joypad, ci sono le porte, come si chiamano? E i riduttori che tu colleghi all'uscita del joypad e dopo colleghi al USB. E anche in quella maniera fa il riconoscimento e poi funziona. Se non avete come me un joypad e non vi va di procurarvelo per vari motivi, oppure volete giocare subito e poi procurarvelo in un altro momento, dovete configurare come controller come tastiera. I tasti della tastiera. Allora, noi abbiamo qua vari ho disabilitato. In questa maniera voi giocate direttamente con il joypad che inserirete. Se no, i vari modi. C'è digital, che è quello classico, però io vi consiglio di mettere dual analogico, così potete selezionare. Però io non ho nessun gioco che c'è l'analogico, che può funzionare l'analogico. Però questo è più completo. Se voi cliccate in ogni posto, potete scrivere, potete mettere, io ho messo queste cose, però posso mettere pure V, invece metto C. Queste sono i miei, come ho personalizzato io, come mi trovo bene. Oppure no, forse no, perché C e D, questo è vero, V, no, sì, questi sono come mi trovo bene io. Una volta che avete personalizzato come volete, fate ok, next. Finito. Done. Ora, in questa maniera, l'emulatore è configurato ed è a posto. File. Come avviare un gioco? Qua ci sono vari modi. Run CD-ROM. In questa maniera, se tu metti un CD vecchio della PlayStation che avevi, magari la PlayStation non ti funziona più, ci puoi giocare. Ve lo sconsiglio però, perché è più comodo se potete estrarvi il file. Poi in un prossimo video vi dico come estrarvi il file sul computer, perché poi il disco gira e vi dà problemi, magari si blocca.
Se tu invece estrai il gioco sul computer direttamente ci giochi molto meglio. Run ISO. Quello che noi faremo, noi andremo a prendere il gioco e lo trasformeremo in ISO. E in ISO tu puoi giocare con i vari giochi scaricati in internet oppure con i giochi che tu te li vai a mettere dal disco al computer. Poi Run PSX, che sarebbero pure giochi in formato exe, però io non ne ho visti sinceramente. E poi Run BIOS, che si apre la BIOS del computer. Cioè, sapete dove c'è scritto memory card, oppure dove potete vedere i CD con i vari effetti e varie cose, e cambia CD. Allora, come posso consigliarvi? Come, per esempio, no? Come posso fare? Allora, come scaricare un gioco? Iniziamo come scaricare un gioco. Google.com. Allora, come scaricare un gioco? Semplice, per scaricare un gioco, prima di tutto dobbiamo vedere se in internet c'è. Proviamo subito con Spiro 2. Spiro 2. Allora, il Spiro 2 abbiamo due versioni, quella Ripto Stong, una cosa del genere, che è la versione americana, però la versione quella multilingua europea è Spiro 2 Cutaway to Glimmer Download. Non so la pronuncia, se l'ho azzeccata, speriamo di sì, anche se no, scusatemi. Download ISO. Comunque, tu li puoi trovare in ISO, in BNQ, e poi si vedrà. Ecco qua, io già avevo un poco cercato. Mi pare che quello che il sito che ho trovato, perché molti siti chiedono la registrazione. Io sono iscritta a un sito, qui mi trovo bene, però molti evitano di mettere i propri dati su internet per un vario di privacy e vabbè. Quindi questo sito mi pare che era quello. The Zone, no, questo qui, Emu Paradise. Questo qua era buono perché non ti chiedeva la registrazione. Emu Paradise. E l'abbiamo trovato. Download link e ti porta nel link. Ci clicchi. Scusate la lentezza del computer, ma ho scaricato Ion, per chi non lo sapesse, ho scaricato Ion e il computer mi va molto lento perché è tutto pieno, in poche parole. E allora, dovete scendere, vi spunta così. Ci sono molte cose, Jet and Premium che dovresti pagare. Voi dovete cliccare qui, Download Spiro 2. È fatto. Ci clicchi. E come per il gioco, si apre il file compresso, diciamo. E devi aspettare che si scarica. Io evito, perché già avete capito come si fa. Una volta che si scarica, c'è il file zippato. Voi fate tasto destro, estrai in cartella e create una cartella con scritto Spiro 2. Una volta che voi estraete il file in quella cartella. In quella cartella si salva questo dato. Spiro 2 bin. Allora, prima di tutto vi spiego una cosa, perché è importante spiegarvela. In certi siti ci sono, essendo che i file sono pesanti, più RAR, più documenti. In questo caso bisogna scaricarli tutti e estrarli in una cartella specifica nell'ordine di scaricamento. Quindi aspettare che prima se ne estrai una e si elimina. Poi si estrae la seconda e spunterà nell'immagine se vogliamo sostituire i file e fare sì a tutti. Se capiterà con qualche altra cartella vi mostrerò come si fa. Con Spyro non c'era bisogno, Spiro, quello com'è, non c'era bisogno. Comunque, detta questa piccola parentesi, c'è un rumore, forse è arrivato qualcuno. Comunque, lasciando stare, metto pausa un secondo perché mi suona il telefono. Rieccomi, scusatemi, ma mi era suonato il telefono. Anche questo, siccome siamo in diretta, sono cose che capitano. Comunque, ti stavo dicendo. Una volta scaricato il gioco, viene scaricato così. Come avviare il gioco? Facile. Basta avviare il simulatore, fare file, room ISO.
Andare nella cartella dove c'è il PIN. Spiro 2. E fare apri. Attenzione. Importante. Prima di avviare il gioco. Ah, c'è una cosa importante che mi stavo dimenticando di dire. Comunque, ritorniamo indietro alla configurazione. Questa è una cosa importante. Il video. Una volta che hai configurato il video, devi andare in configurazione video per scegliere la risoluzione della schermata e se la si vuole a schermo intero oppure a finestra. Io caldamente. Aspetta, ho sbagliato. Configura. Io caldamente vi consiglio Windows Mode. Poi ci sono. Si può scegliere con quante manualmente la misura. Perché? Perché secondo me si vede meglio. E poi se ci sono dei piccoli problemi te ne accorgi perché vedi il resto. Poi qua ci sarebbero cose per farlo vedere ancora meglio, però io ancora queste cose non le ho capite, quindi io vado con il classico. Poi se scopro qualche cosa ve la dirò in seguito. Quindi scegliete Windows Mode e scegliete la misura. Vi stavo dicendo una cosa importantissima. Questo gioco, a differenza di altri giochi, quando li metti a finestra, o anche se lo metti a schermo intero, non puoi interagire con il computer. Quindi non puoi fare più cose contemporaneamente, aprire finestre, diminuire l'audio o aumentare l'audio. Quindi l'audio dovete registrarvelo prima, perché sennò capace che vi stona, poi dovete uscire. È fastidioso. Quindi l'audio ve lo aggiustate prima, cercate di non metterlo troppo forte perché è sempre un gioco che era nella televisione, quindi è tutto al massimo. Quindi lo mettete tanto quanto basta. Io vi consiglio di metterlo così. Basso. E questo è fatto, questo ve l'ho detto. Comunque, come avviare il gioco? File, room ISO, andare nella. Oh, ho sballato qualcosa. Andare nella cartella e selezionare il file. Di solito ce ne può essere uno o due. Dovete avviare dove c'è scritto bin o dove c'è scritto ISO. Quindi bin e apri. Io ho messo la schermata più piccola, quindi ho messo la schermata piccola per riprendere il Windows, il browser, quindi è piccolino. Però voi lo vedrete a tutto schermo. Vedete, Spiro 2, c'è pure il suono, però voi non lo sentite perché io ho le cuffie, perché purtroppo col mio computer l'unico modo per registrare il suono è con le cuffie, ma se vi sto parlando io non vi posso fare sentire il suono. Qua sponda, a destra è spuntato il coso che abbiamo scelto, il joystick, il metodo che abbiamo scelto, e qua c'è Spiro. E sotto c'è la lingua, aspetta, italiano. Scegliere lingua, ok. E si può giocare benissimamente. Si blocca non perché il gioco si blocca, il gioco va benissimo. E il programma di registrazione, che siccome purtroppo il computer ce l'ho super pieno perché ho scavalcato, come ho detto poco fa, Iron, e tutto mi va a scatti, perfino il gioco mi va a scatti. Quindi devo cercare di cambiare qualcosa. Comunque, ingresso 1, ingresso 2, memory card. Per uscire dal gioco dovete cliccare nella tastiera il tasto ESC. E siete usciti dal gioco. Poi, volete cambiare gioco? Ci sono due metodi. O uscire, riavviare l'emulatore e scegliere il gioco, oppure, perché vedete che è tutto grigio, cance disk, G-ROM e ISO. Io personalmente ho provato a fare cance disco e ve lo sconsiglio perché il gioco va più lentamente. In quella maniera ci sono qualche bug, quello che è. E quindi ve lo sconsiglio. Usciamo. Fatto. E se c'è qualche gioco che vi piace, di quelli che magari avete visto, mi dite come trovarlo e posso dirvi come trovarlo. Sono indecisa se mettervi nella descrizione il link di dove ho scaricato l'emulatore, cioè questo qua. Però vi ho fatto vedere come si fa, così così ve lo metto. Tanto non mi cambia niente.
Se c'è qualche problema nell'installazione o avete qualche dubbio, potete dirlo. È stato un piacere fare questo video per voi e spero che riusciate.